pomeriggio, ben ritrovati carissimi ascoltatori di Radio Maria. Sono le 14:10 minuti e 58 secondi di questo lunedì 8 maggio e apriamo la maratona pomeridiana. Abbiamo diverse iniziative, apriamo tra pochissimi secondi i telefoni in diretta allo 031 610 610. Ora le ragazze vi illustrano un po' le iniziative, facciamo anche il punto della situazione. Sapete che noi di pomeriggio insieme abbiamo tre paesi. Ogni volta, ogni maratona abbiamo tre paesi. Ci siamo impegnate ad aiutare tre paesi africani e teniamo in modo particolare a cuore le sottostazioni, cioè sono quelle piccole Radio Maria, nascono come dei germogli, dei boccioli e poi crescono. Perché? Perché le sottostazioni sono in idioma locale, in lingua locale, e noi teniamo in modo particolare perché è proprio il villaggio, poi si allarga e quindi teniamo proprio questa copertura capillare che pian pianino si diffonde. Da piccolo seme poi diventa un grande albero, una quercia. Quindi questo è proprio il nostro itinerario per la maratona maggio 2023. Io saluto Denise e Sharon che sono con noi adesso. Ciao ragazzi. Ciao, ciao Roby. Allora, vedo un sacco di cose bellissime. Dall'iniziativa alle rose da donare alla maratona, alla Madonna attraverso la maratona. Adesso guardiamo tutto con voi. Io partirei dalla clessidra missionaria. Vai. Esatto, attraverso la nostra diretta Facebook vi stiamo mostrando la nuovissima clessidra missionaria di Radio Maria, dedicata a tre paesi in particolare: Nigeria, Kenya e Mozambico. L'obiettivo principale è quello di raggiungere quota 500.000 euro. E l'obiettivo poi si suddivide per questi tre paesi e le loro varie diocesi, dove per il Kenya possiamo vedere la diocesi di Kericho e Siaya, la diocesi di Kisumu più un supporto a Nairobi. La quota totale da raggiungere per il Kenya è di 150.000 euro. In seguito possiamo vedere il Mozambico con la diocesi di Tete più Rete Mozambico, dove la quota totale da raggiungere è di 200.000 euro. E infine in Nigeria, con la diocesi di Jos, la quota è invece di 150.000 euro e, come detto in precedenza, per un totale per tutti e tre questi paesi di 500.000 euro. Ad oggi abbiamo raggiunto cifra 6.811 euro, davvero in pochissimo tempo, grazie di cuore a tutti. Sono pochi giorni, quindi noi già ci aspettiamo comunque un lavoro di diversi mesi, ma questo dipende dalla generosità, quindi noi siamo aperte a tutto. Quindi diamo solo velocemente che Radio Maria Kenya, nata a Moringa diocesi nel 2008, poi si è allargata all'arcidiocesi di Nyeri. In queste due diocesi si parla un idioma e la lingua Kikuyu. Dal 2021 Radio Maria trasmette dalla capitale, Nairobi. Nairobi è una città di circa 7 milioni e mezzo di abitanti. Di questi 7 milioni e mezzo, circa 4 milioni, sono 3 milioni e 9, sono cattolici. E Radio Maria Nairobi trasmette in due lingue, lo Swahili e l'inglese. Adesso noi dobbiamo raggiungere tutti gli abitanti kenioti e non solo loro. Nello stesso anno, nel 2021, è stata inaugurata la sottostazione di Kisumu nella lingua Luo e, in paragone ad altri paesi dell'Africa, l'allargamento della rete di Radio Maria è stata molto lenta in Kenya, ma recentemente si sono aperte le porte. Il governo ha dato a Radio Maria Kenya due nuove licenze, una per allargarla a Kisumu e quindi vedete, i passaggi a volte sono davvero lentissimi, poi quando ti si apre la possibilità tu devi assolutamente coglierla al volo e procedere, ok? Quindi fino ad oggi solo una parte di Kisumu riesce ad ascoltare Radio Maria. L'altra frequenza di Kericho è
sarà collegata agli studi di Nairobi. Sia per Kisumu sia per Kericho abbiamo bisogno ora di cogliere subito l'occasione, quindi inviare il materiale di radiofrequenza, tutto il materiale tecnico, la spedizione, lo sdoganamento, l'installazione, e bisogna proprio creare gli studi della radio. E ok, poi diciamo che Radio Maria nella capitale Nairobi è molto giovane, ha solo due anni. L'arcivescovo di Nairobi sta facendo addirittura di persona la promozione di Radio Maria, e quindi noi speriamo che poi Radio Maria a Nairobi nei prossimi anni comincerà a camminare da sola, come fanno già diverse Radio Maria africane. Poi abbiamo detto il Mozambico, Tete. Dopo 28 anni che Radio Maria è una realtà in Mozambico, è nata nel 95, è la seconda Radio Maria creata in Africa, ma il suo segnale è rimasto solo nell'arcidiocesi di Maputo e di Xai Xai fino al 2022. Poi il vescovo ci ha chiamati, il vescovo di Kelimane, e quindi lì dobbiamo adesso procedere anche in Kenya. Mi manca l'ultimo paese, che è la Nigeria, che è tornata di nuovo alla ribalta in questi ultimi giorni perché ha una situazione veramente, mamma mia, disperata. Allora, siamo Jos, noi stiamo per cominciare Radio Maria a Jos, arcidiocesi, 396.000 cattolici, il totale è 1.800.000 come popolazione, 22,4% della popolazione è cattolico. Il vescovo ha chiamato, ha messo a disposizione di Radio Maria un edificio e ha garantito un sacerdote direttore a tempo pieno. Abbiamo già la licenza per la radio. Ora accendere questa licenza sarà motivo di tanta gioia. Gioia, guardate, gioia, allegria, fierezza, orgoglio per gli africani e tutto quando arriva Radio Maria. Lo testimoniano i video. Non solo le fotografie che arrivano a decine ogni giorno in questa settimana di maratona, andate a vedere tutti i nostri social, ma anche tu vedi queste migliaia e migliaia di persone che si portano per l'apertura della radio, è incredibile, per toccare con mano bisogna proprio vedere, quindi loro sentono proprio la bellezza di Radio Maria. E è un'esperienza comune in Africa questo entusiasmo. Quando si accende una frequenza di Radio Maria, dopo poco tempo le popolazioni vicine cominciano a chiedere anche la loro Radio Maria, perché loro usano dire la nostra Radio Maria. Questa mattina è arrivato un jingle di bambini incredibile, dove loro proprio cantavano e urlavano la nostra Radio Maria, grazie per la nostra Radio Maria, cioè dicevano grazie a voi per la nostra Radio Maria. Quindi funziona così. E dicevamo che l'arcivescovo di Jos aspetta Radio Maria con le mani molto aperte, ci dicevano gli amici africani, perché i cattolici nella sua arcidiocesi sono pochi. Questa arcidiocesi, Jos, è vicina alla regione nigeriana più islamica. E quindi l'arcivescovo spera di rafforzare la fede cattolica, comunicare la bellezza della fede cattolica, portare il messaggio di Gesù che ai non cattolici, che promuove poi, no, tanti aspetti della cultura, gli aspetti della pace, il servizio spirituale, il servizio pastorale, la convivenza pacifica tra i gruppi etnici, perché quando entrano in azione, ragazzi, lì c'è da scappare. E quindi è davvero in Nigeria ancora Jos sarà una Radio Maria fondamentale, importantissima. Bene, questi sono i tre progetti, possiamo definirli, del nostro pomeriggio, esatto, insieme. Adesso le ragazze vi mostrano la clessidra, l'abbiamo detta, arrivata a 6.811 euro. Scusami, quasi 7.000. Perfetto, quindi ripartiamo da adesso per chi vuole mettere il proprio dono, la propria offerta, che diventa davvero un grande dono, perché un albero immenso poi diventa Radio Maria. Mai fallita una Radio Maria, In mezzo a un mondo di fallimenti, Radio Maria cresce sempre, in ogni angolo del mondo, dal Polo Nord al Polo Sud. Tranquilli che non è così. Veramente. Allora, dicevamo che
Chi vuole portare il proprio aiuto, grande o piccolo che sia, l'importante è che partecipiamo tutti. Potete andare in posta, poi vi ricordiamo come, attraverso il vaglia postale, il conto corrente postale, oppure comodamente da casa, anche attraverso l'app, eccetera, eccetera. Il bonifico bancario, la carta di credito, insomma tutti i modi per aiutare Radio Maria ce li potete richiedere attraverso WhatsApp 031 610 610 tramite un messaggio, oppure chiamandoci in segreteria 031 610 600, oppure scrivendo una mail info.ita@radiomaria.org, oppure fate da soli da radiomaria.it sezione sostienici, ma anche adesso su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, trovate i modi per aiutare. Grazie. Allora, procediamo con le proposte missionarie e ringraziamo gli artisti perché dicono: io creo quest'opera, voi la mettete a disposizione di chi offrirà di più e tutto quello che ricaverete lo mandate lì, in questi tre paesi dell'Africa. Vai Sharon. Ecco, vi stiamo inquadrando dalla nostra diretta Facebook le proposte missionarie che vanno a sostenere appunto questa clessidra. Abbiamo delle proposte a rialzo e proposte offerta libera. Ora vi mostriamo le proposte a rialzo. Abbiamo questa statua della Regina della Pace con un dolce manto grigio-blu di 70 cm che viene direttamente da Medjugorje, vicino alla casa di Visca. E la Adriana ha offerto 700 euro, quindi parte da 700 euro l'offerta. Poi abbiamo quest'icona bizantina rappresentante la Madonna della Tenerezza con sfondo oro, che parte da 120 euro offerti da Fiorella. Poi abbiamo un'icona in rilievo da appendere rappresentante la Madonna del Dito che indica Gesù, che è un dipinto su legno. E questo non ha ancora avuto un rialzo, quindi parte da zero. Bene, per chi ama un po' queste cose antiche, anticate, un po' vintage, questo è davvero unico. Esatto. Poi abbiamo la statua della Madonna e Gesù bambino in legno d'ulivo, proveniente direttamente dalla Terra Santa, e Riccardo offre 160 euro. Bene. Poi abbiamo questo grande rosario crocifisso vintage da muro con dei grossi grani in vetro e resina, che è ottimo sia per la chiesa che le cappelle, e Giulia offre 50 euro. Anche qui a rialzo, perché è un oggetto sacro molto particolare, sono quelle corone del rosario da parete, grandi, pesanti, ma qui è veramente un'opera d'arte perché ogni grano ha una lavorazione... Sì. Pazzesca. È particolare. Sì, guardatela, ve la stiamo mostrando su Facebook. Siccome oggi è il giorno della Madonna del Rosario, la Beata Vergine Maria di Pompei, questa è una buona occasione per fare un'opera buona, un'opera di beneficenza e tentare di rialzare questa corona del Rosario, direi difficile da... Io non avevo mai visto una corona così. È vero. Bene. Poi abbiamo questo quadro incorniciato da appendere rappresentanti il Sacro Cuore di Maria, molto colorato, e Alex offre 300 euro. E infine abbiamo questo crocifisso in ricamo a tombolo in pizzo di Cantù, molto particolare data la precisione delle cuciture, e Paolo offre 100 euro. Perfetto. Ecco, queste sono le proposte a rialzo. Ora vediamo insieme quelle a offerta libera. E abbiamo queste statuine della Madonna. Sono piccole statue che potete collocare nei vostri ambiti di preghiera, ma sono belle anche da regalare. Il mese di maggio è il mese delle prime comunioni, sono degli oggetti sacri molto carini. Sono piccole raffigurazioni della Regina della Pace in miniatura, ma bello, neanche tanto miniatura, Ecco, 11 centimetri, però sono belli anche per i ragazzi, le ragazze, comodino, angolo scrivania, sono molto carine, sì. E poi abbiamo anche nel cuore una Madonna del Sacro Cuore di Maria in un cuore di cristallo. Esatto, anche questi sono particolari, come piccolo dono anche per i ragazzi che stanno per comunicarsi. Ecco, queste sono tutte offerta libera.
Esatto, mentre quelle dette precedentemente sono a rialzo. Perfetto, allora potete contattarci subito da adesso su WhatsApp con un messaggio 031 610 610. Adesso arriva il bello. Ci spostiamo verso la nostra corona gigante, tutta costruita dai bambini di queste famiglie latinoamericane di Torino. È un gruppo di preghiera eccezionale. Ringraziamo questi bambini che stanno preparando un'altra corona del rosario. Guardate, stanno facendo, io ho visto le, me l'ha descritta Maria Grazia, stanno ritagliando delle figure di bambini che tengono in mano un bocciolo di rosa, formano la corona, la consegna, una cosa incredibile. Sono tutte fatte, costruiti con cartapesta, guardate che meraviglia. Allora, questo gigantesco rosario è speciale, perché? Allora, la tua rosa alla Madonna dona attraverso la Mariatona. Si può scegliere una rosa e noi ti doneremo una giaculatoria mariana che reciterai per tutto maggio. Tu farai dono alla Mariatona della tua libera offerta. Perché? Perché sotto ogni bocciolo c'è nascosta una piccolissima preghiera, una giaculatoria. Quindi da adesso voi ci chiamerete in diretta radio, sceglierete il vostro bocciolo di rosa che è numerato, poi le ragazze scoprono questo bocciolo e aprono il bigliettino che il bocciolo di rosa contiene. In questo bigliettino c'è una giaculatoria, una brevissima preghiera che voi adotterete, diventerà vostra personale per tutto il mese di maggio. Quindi noi vi doniamo un bocciolo di rosa con la vostra giaculatoria e voi in cambio fate quest'atto di aiuto, di piccola offerta, grande offerta, come ognuno è libero di fare quello che può, che crede, andando o in posta o eccetera eccetera, poi vi diciamo come. Adesso noi partiamo con la scelta dei boccioli di rosa. Ogni volta che scoprite un bocciolo, le ragazze zanchettano sopra il bocciolo corrispondente un fiocco azzurro. Ok? Ve la stanno inquadrando questo capolavoro di corona. Allora, la scelta dei numeri di boccioli di rose per completare la corona con le vostre giaculatorie si fa solo in diretta adesso, non via mail, non su WhatsApp, perché non riusciamo ad abbinare, non ce la facciamo. Quindi prendiamo solo le telefonate in diretta, precisamente da adesso. Ricordo il numero 031 610 610. Sono Don Miguel, direttore della Radio Maria Mozambico. Abuja è capitale della Nigeria. Che bello che facciamo parte della stessa Chiesa e famiglia universale. Mariatona missionaria di maggio. Con Maria portiamo nel mondo Gesù. www.radiomaria.it. La nostra mail info.ita@radiomaria.org. Segreteria 031 610 600. WhatsApp, messaggi 031 610 610. Partiamo allora con la scelta di boccioli di rosa con la giaculatoria. Guardate quanto piace tantissimo questa iniziativa, esplode. Pronto? Sì, ciao, sono Claudia. Ciao Claudia, benvenuta. Da dove ci chiami? Grazie, da Treviso. Treviso, vai. Allora, Claudia, devo scegliere il numero, vero? Per assolutamente il vostro... sì, Claudia, la tua rosa, il tuo momento. Allora, il 28 c'è? 28. È andato. Mi dicono peccato. Che è andato, peccato, è andato, devi sceglierne un altro numero. 59. Eccolo qui.
Allora, la giaculatoria recita: vieni Spirito Santo, vieni per Maria Santissima, tua sposa. Oh, allora ripetiamo lentamente in modo che l'amica possa scriverlo. Vieni Spirito Santo, vieni per Maria Santissima, tua sposa. È un'invocazione allo Spirito Santo, è tua, per questo mese di maggio. Sì, grazie, benissimo, sono contenta. Bella. Grazie Claudia, grazie di cuore, un abbraccio. Grazie a voi, un abbraccio, grazie, ciao ragazzi, bravissima. Salutiamo anche voi. Ciao Claudia. Grazie mille ragazze. Pronto? Pronto? Pronto. Ciao, come ti chiami? Qui c'è un'amica. Giovanna da Mantova. Giovanna da Mantova, prego Giovanna. Ciao Giovanna. Buongiorno a tutti, grazie. A te Giovanna, prego, il tuo bocciolo. Vado col 37. Ok. 37, vediamo subito. Eccolo qui. È tuo. Sentiamo la giaculatoria. Giovanna, pronta? Scrivo, sì, sì. Adagio ragazze, che deve scrivere Giovanna la giaculatoria, eh? Ok. Ave Maria purissima, senza peccato concepita. Oh, bella. Finita? Senza. Ave Maria purissima, senza peccato concepita. Bello. Perfetto. Pensa che sono state scelte dai bambini queste giaculatorie. Avevano, ne avevano preparate tantissime, poi loro le hanno scelte. Queste per te. Mm-hmm. Una curiosità. Dici tutto. L'offerta che mando per la Mariatona è diversa da questa, vero? Allora, mando due. Sì, brava, se vuoi per questa iniziativa tu devi specificare Africa due punti, sì. Puoi mettere Nigeria, Kenya e Mozambico. Scegli uno di questi tre paesi come ti sta a cuore. Ok, mentre per l'altra Mariatona 2023. Va benissimo, va benissimo così. Grazie a tutti, buon lavoro e buon mese di maggio. Grazie a te. Un abbraccio. Ciao. Pronto? 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 Ciao, come ti chiami? Ciao, Luciana da provincia di Udine. Luciana? Ciao Luciana. Sì. Ciao, Luciana. Volevo un bocciolo. Vai col tuo bocciolo, Luciana. Pronto? Scegli pure il tuo bocciolo, Luciana. Sì, 17. Ok. Perfetto, vediamo subito. C'è. Attenzione, arriva la tua giaculatoria. Certo. Eccoci qui. È un'operazione molto delicata perché devono spostare il bocciolo senza romperlo e scoprire, togliere il bigliettino. Quindi stanno attenti a non rompere il bocciolo. Un attimo, eh. Sia lodato e ringraziato ogni momento Gesù nel Santissimo Sacramento. Ah, davvero bellissima. Bellissimo, compio gli anni in quel giorno. Questa la conosci, eh? Benissimo. Come preghiera questa la conosci, vero? È proprio d'adorazione. Ci ha lodato e ringraziato ogni momento Gesù. Nel Santissimo Sacramento. Nel Santissimo Sacramento, ok. Bravissima. Benissimo. Grazie allora, di cuore. Grazie. Io vi voglio bene a tutti. Buon mese di maggio. Grazie cara, anche a te buon mese di maggio. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Dove sono gli uomini? Aspettiamo anche gli uomini, coraggio. Dai, date una mano anche voi, forza uomini, camionisti, automobilisti, chi sta rientrando dal lavoro, vogliamo la partecipazione anche maschile, eh? Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Santina. Santina, un nome, un programma. Da dove chiami, Santina? Da Padova. Vai, Santina. Oh, che bello. Scegli il tuo numero. Il tuo bocciolo. Anzi, il tuo bocciolo, giusto? 25. 25? Perfetto, vediamo subito. C'è? No, purtroppo no, ci spiace. È già andato, dice Denise. 16. 13. 13. 13. C'è. Eccolo qui. Ci siamo, eh? Dolce cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Ah, famosissima. È tua? È tua? Grazie molto. Ciao cara, un bacione. Buona giornata. Buona anche a te. Grazie di cuore. Grazie mille. Sapete ragazze che qualcuno ha scritto leggete lentamente le giaculatorie perché io prendo nota. C'è qualcuno? Ah. Perché aiutiamo a scoprire le giaculatorie. Va benissimo allora. Pronto?
Sì, sono Valentina di Ciao, Milano. Valentina, benvenuta, Vale, dici. Vai col tuo bocciolo. Volevo il numero 12. Numero 12. Purtroppo è andato, Valentina. No. Vuoi scegliere un altro bocciolo? Vabbè, allora il 14. Sì, il 14, bene, bene. Anche quello, che peccato. Un altro, scegliene un altro, tranquilla. Finché non lo troviamo, vai. 11. L'11 disponibile. Oh, meno male, dai. Augusta Trinità. Mistero di amore e di grande bontà. Portaci tutti a santità. Mamma mia. Cosa me la puoi ripetere? Assolutamente sì. Certo. Adesso noi te la ripetiamo parola per parola. Tu sei pronta a scrivere? Sì, sì, sì. Ok, Denise, parola per parola. Perfetto. Vai. Augusta Trinità, mistero di amore e di grande bontà. Fermati. E di grande bontà. Ok, brava. Portaci tutti a santità. Ok. È bella. Ma la prima parola e me la ripetete? Sì. Augusta. Augusta. Augusta, okay. Eh sì, sai, grazie. Magnifica, no? Sì, grazie, in quel grazie. Senso, bravissima. Grazie. Grazie di cuore. Grazie mille, grazie. Valentina. Ciao, cara. Ciao. Ciao, bravissima. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Sono Zita da Verona. Zita da Verona, benvenuta, Zita. Eccoci. Oh. Vai. Ecco, volevo il numero 26. Ok. Vediamo il bocciolo numero 26 per te. Il bocciolo 26 recita: stiamo aprendo il bocciolo. Sì. Un attimo solo che arriva la tua giaculatoria, pronta a scriverla? Sì. Oddio. Salvatore crocifisso. Infiammami. No. Non capisco bene. Oh, tranquilla, ti ripeto io. Oh Dio. Salvatore crocifisso. Sai cos'è, Denise? Ci vieni troppo vicino al microfono. Oh, ok. Salvatore crocifisso. Brava. Crocifisso? Sì. Infiammami d'amore. Infiammami. Infiammami d'amore. D'amore. Di fede. Di fede. E di coraggio. E di coraggio. Che bella, eh? Per la salvezza sì. dei fratelli. Sì. Ah, per la salvezza dei fratelli, non era ancora finita. Per la salvezza. Per la salvezza. Salvezza. Dei fratelli. Dei fratelli. Grazie mille. Grazie. Ma grazie, grazie a te. Grazie, cara. Grazie mille. Ancora una, poi interrompiamo perché ricordiamo in pochi minuti. Dopo aver scelto il bocciolo, cosa dovete fare? Cioè, in quale modo? Perché qualcuno sta scrivendo. Come facciamo poi ad aiutare? Adesso ve lo dico un attimo solo. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Sono Antonietta. Da dove, Antonietta? Sono provincia di Caserta. Va bene, vai, Antonietta. Dici tutto. C'è il numero uno? Vediamo se c'è il bocciolo numero uno. Eccolo qui. C'è. Incredibile. Recita: Cristo, per la santificazione dei sacerdoti, per la conversione dei peccatori, per i moribondi e per le anime sante del purgatorio. Allora, ripetiamo perché io non ho tanto capito. Com'è che parte? Cristo. Allora, è un'invocazione, Cristo. Per la santificazione. Ok, quindi è Cristo, due punti. Per la santificazione... Dei sacerdoti. Dei sacerdoti. Per la conversione dei peccatori. Aspetta. Per la conversione dei peccatori. Per i moribondi. E per le anime sante. Aspetta. Per i moribondi e
per le anime sante del purgatorio. Del purgatorio. Quindi questa è una richiesta di preghiera, ma un'intenzione in pratica, okay. È la tua intenzione di preghiera. Infatti, bellissimo. Infatti io ogni giorno prego un rosario per le sante anime del purgatorio, un rosario per i sacerdoti e un rosario per i peccatori. Allora non a caso ti è capitata questa. Sì. Qui qualcuno ha detto, gliela riconosciamo questa esatto. giaculatoria, eh? Guarda che gli angeli sì. custodi muovono. Va bene. Grazie cara per il tuo aiuto. Grazie, grazie mille. Pronto? Dobbiamo. Ah, no, è troppo alto qui il volume. Pronto? Ciao, come ti chiami? Pronto? Sì. Mariano. Ciao Mariano, da ciao dove? Mariano. Da Palermo, chiamo. Palermo, bene, Mariano. Oh, finalmente sì. il primo uomo con noi, il primo amico sono che la... sceglie un bacio di rosa. Dunque, ho il 3 se c'è. Bacciolo numero 3? 3? Ah, purtroppo non è disponibile. Il 20? Il 20? Il 20? Ma quanto sono belle quelle rose lì. C'è. Eccolo qui. Pronto? Va bene, gli anni del matrimonio mio e di mia moglie. Adesso sentiamo quale giaculatoria è nascosta sotto il tuo bocciolo di rosa. Va bene. Ok, arriva. Anime sante del purgatorio, intercedete per noi. Ah, che bello. Anime sante del purgatorio, intercedete per noi. Perfetto, grazie. Guarda che è incredibile, no. Perché siamo noi che dobbiamo pregare per le anime del purgatorio, però siccome loro comunque sono destinate al paradiso perché sono in purgatorio, devono finire quel periodo, quindi intercedono anche per la comunione dei santi. Bellissima sta cosa. Bellissima, grazie mille. Grazie. Un a abbraccio. Grazie a te. Grazie per il tuo aiuto. Ancora una e poi diamo come poi... dare una mano dopo aver scelto il bocciolo di rosa. Pronto? Pronto? Ciao, come ti chiami? Sono Santina dalla Sicilia. Santina, da dove dalla bella Sicilia, Santina? In provincia di Agrigento, Calamonaci. Ah, che bello. Ragazze, Santina, posso interromperti un secondo? Sì, sì. Sei qua con me. Attesa. Allora, volevo, ragazze, non ci crederete mai. C'è un pellegrino che sta a Fatima. E su WhatsApp ha appena inviato uno scatto fotografico davanti alla nuova sede di Radio Maria che sta a pochi passi dal santuario di Fatima. Guardate, saluti da Fatima, oh. Roberto, meraviglia, questo lo devo subito, mandiamolo subito a Padre Emilio perché è troppo bello. Santina, perdonaci se ti abbiamo interrotta. No, vai. No, non vi preoccupate, sono cose belle da sentire. Vai, è il tuo momento, Santina, scegli il bocciolo. Il bocciolo è numero 18. Allora, vediamo subito. Vediamo se c'è ragazze, il 18. Eccolo qui disponibile. Oh, c'è, tutto per te. Vieni, Spirito Santo, e rinnova la faccia della terra. Ah, beh. Benissimo. Questo è un giocolatore che la faccio tutti i giorni. Quasi. Bella invocazione allo Spirito Santo, adesso che poi si va verso Pentecoste, quindi bella ti è capitata. Ma io la faccio tutti i giorni quella preghiera allo Spirito Santo. Ma allora ragazzi, ma che roba, eh? Guarda come funziona bene. Bene. Tutti i giorni invoco lo Spirito Santo e faccio queste giocolatorie. Capito, fantastico. Stupendo. Grazie mille. Grazie di cuore. Grazie a voi. Ciao cara. Poi spiegateci come dobbiamo fare. Assolutamente, adesso attraverso la radio preparatevi, vi spieghiamo tutto. Preparate carta e penna. Grazie. Ciao cara. Ciao. Pronto? Sono Maria dalla provincia di Savona. Cara Maria. Oh, buongiorno. Buongiorno. Ciao Roberta e ciao a tutte le ragazze carissime. Eccole. Ciao Maria. Ciao. Il mio numero è 39. Vediamo subito. Eccoci qui. C'è? Sì. Bene. Ho già fatto il versamento, eh? Vabbè, adesso però ascolta la tua giaculatoria. Sì, certo che l'ascolto. Senti, eh? Gesù, Maria, vi amo. Salvate tutte le anime.
Grazie infinite. Oh. Maria Gesù, abbiamo salvate anime. Esatto. È finita? Sì, finita. Sì. Scusami Roberta, dimmi. Ti voglio dire questo. Sì. Ti prego solo di una cosa, tu che sei una donna di fede, di grande fede, di pregare il Signore che possa, o San Giuseppe, che quest'anno è il mio anno di San Giuseppe, perché ascolto sempre voi e che dite di pregare per un santo in particolare, sì. Quest'anno, l'anno scorso Santa Teresina di Lisieux, quest'anno San Giuseppe, sì. di chiedere di accrescere la mia fede. Oh, questa è una cosa che dobbiamo fare tutti, ognuno, ma come no, guarda, tu fai così per me, io faccio così per te, volentieri. Ok, ti ringrazio tantissimo. Ciao, okay. Un bacio a te, a tutti, a Padre Livio, alle ragazze e ai ragazzi. Grazie di cuore. Io non so dove vi andate a scovare queste ragazze sante, questi sacerdoti e tutte le persone che parlano, dove andate a scovarveli? Qualcuno ce le manda. Sicuro, sono le preghiere. Esattamente. Ciao, Madonna, cara, vede sempre i bisogni. È vero. Ti voglio un mondo di bene. Ciao, cara. Ti ringraziamo anche per le tue parole, che sono tanto anche di incoraggiamento, perché le ragazze sono molto giovani, sono giovanissime. Le sento che quindi sono giovani, ma sono amorose da morire. Sì, è verissimo. E quindi anche per loro essere così incoraggiate è importante. Ma io spero che loro mi sentano e le sentano. Io prego sempre per loro, per voi, per Padre Livio, per tutti. Grazie. E chiedo al Signore che mi accresca la mia fede, che la cresca sempre di più. È così per tutti, bravissima. Ti ringraziamo grazie, molto. Grazie cara, grazie di cuore. Ciao. Ok, ancora una. Pronto? Pronto? Benvenuta. Come ti chiami? Mi chiamo Adriana. Bene. Ciao Adriana. Ecco, il mio numero sarebbe 29. Bocciolo numero 29. Eccoci qui. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Al Padre e allo Figlio e allo Spirito Santo. Esatto. Quindi è questa lode alla Santissima Trinità. Sia lode al Padre, sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Bello. Bene. Sia gloria al Padre e allo Spirito Santo. Al Figlio, non dimenticare, Santissima Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo. Spirito Santo. Brava. Va bene, grazie. Ma di che? Grazie a te per aver partecipato. Un bacione. Grazie. Ciao cara. Allora, ci fermiamo un attimo, perché giustamente qui si chiede, adesso diteci però esattamente come dare una mano. Allora, attenzione, abbiamo detto che prima volevo dirvi, Valentina adesso è occupata in ufficio informazioni, non può salire perché anche lì ci sono le squadre dei volontari, quindi sta seguendo i volontari. Altrimenti Valentina sarebbe salita, adesso ci arrangiamo noi ragazze. Dunque, abbiamo l'ufficio informazioni aperto non stop per la maratona dalle ore 8:30 alle 19. Di continuo. Esatto. Ci sono i turni dei vari volontari, 8:30 e 19. Il numero e la mail sono i seguenti. Se volete chiamare i volontari, 031 610 600. Se volete scrivere la mail, info.ita@radiomaria.org. Messaggio su WhatsApp allo 031 610 610. Per chi vuole partecipare alla maratona, si va in posta. Facciamo un po' come in Africa, quando si muovono, loro hanno, come si chiamano, i gagliardetti con scritto Radio Maria, si muovono le magliette, i capelli, di tutto hanno. È una cosa eccezionale. La settimana di maratona è proprio una maratona, cioè si creano le file. Facciamo la stessa cosa. Dai, vi immaginate le poste con le file fuori e la bandiera di Radio Maria? Voglio vedere se qualche coraggioso lo fa. Allora, poi mandateci la foto però, se andate in posta con la maglietta, la bandiera di Radio Maria, se vi organizzate in 2, 3, 4, 5, 10, mandateci la foto, facciamo un concorso fotografico della maratona verso la posta, però dovete prepararvi,
Io lo organizzerei. Proprio, guarda, io sono matta in queste cose. Pensate che in America Latina fanno la maratona anche a cavallo. C'è i due cavalli laterali e c'è lo striscione con maratona Radio Maria e fanno la maratona a cavallo in alcune zone dell'America Latina. Dai, facciamo qualcosa di particolare anche in Italia. Forza, ascoltatori, tocca a voi. Allora, conto corrente postale, numero. Siete pronti a scrivere? Per dare una mano attraverso la posta? Conto corrente postale numero 14 52 22 21. Ripeto, conto corrente postale numero 14 52 22 21. Denise, lo intestano a? Associazione Radio Maria APS. Che sta per promozione sociale, quel APS. Associazione Radio Maria APS sta per promozione sociale. In via Milano 12, 22036, Erba, Como. Intestato a Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. Dove sei? Non siamo alla banca, siamo al conto corrente. Ho giusto il postale, no. Attenzione, no, mi no, correggo. Attenzione, eh. Allora, conto corrente postale numero 14 52 22 21. Intestato a Associazione Radio Maria APS, via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Adesso Denise, il vaglia postale, quindi sempre andando in posta, oltre al conto corrente postale potete utilizzare il vaglia postale semplicemente intestando a Associazione Radio Maria APS in via Milano 12 CAP 22036 Erba, Como. Quindi stesso indirizzo anche per il vaglia postale. Ok, quindi per chi va in posta conto corrente vaglia postale, per chi invece vuole utilizzare il bonifico bancario comodamente da casa attraverso il cellulare, l'app eccetera eccetera, il bonifico bancario è intestato a Associazione Radio Maria APS, via Milano 12, CAP 22036, Erba, Como. Bene, questo è l'intestazione. Adesso passiamo all'IBAN. Intestazione, naturalmente vi appoggiate alla Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. E adesso vi do il codice IBAN, che è lungo, ma dobbiamo darvelo. Allora, Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano, ecco il codice IBAN. IT, sono le prime due lettere di Italia, IT. 26 H 030 69 09 60 61 00 00 01 26 5 7 4. Allora ripetiamo il codice IBAN intestato a Associazione Radio Maria APS, via Milano 12 22036, Erba, Como, bonifico bancario presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Milano. L'IBAN è IT 26 H 030 6909 6061
0000 0126 574. Ci sono degli italiani che lavorano all'estero e ci chiedono: possiamo partecipare? Sì, a tutte le mariatone, anche gli italiani all'estero possono partecipare. C'è sempre attraverso la banca Intesa San Paolo filiale di Milano i versamenti, c'è la possibilità dei versamenti dall'estero tramite il codice BIC, scritto codice B di Bologna, I di Imola, C di Como, BIC. Allora eccolo qua il codice, è tutto in lettere questo codice per dall'estero: B di Bologna, C di Como, I di Imola, T di Torino, I di Imola, T di Torino, M di Mantova, M di Milano, B, C, I, T, I, T, M, M. Ok? Quindi, poi attenzione, perché c'è anche la possibilità di andare dai tabaccai con il bollettino premarcato. Non so cosa possiamo. Ah, ecco qua, anche per chi risiede in Svizzera, abita in Svizzera, può partecipare, come no, attraverso la banca Raiffeisen, filiale di Mendrisio. Il conto corrente postale è 69 71 918, ripeto, dalla Svizzera, banca Raiffeisen, filiale di Mendrisio, conto corrente postale 69 71 918, oppure anche l'IBAN per chi ci segue dalla Svizzera e vuole aiutare questa mariatona di maggio. Dalla Svizzera, codice IBAN CH 12 80 34 00 00 00 05 99 46 8. Questo è l'IBAN per chi ci segue dalla Svizzera e vuole effettuare, appunto. Ecco, una cosa importante è quella di specificare, ditelo voi bene ragazze, specificare nella causale Africa, o meglio ancora Nigeria, Kenya o Mozambico, per il paese che si ha più a cuore. Esatto, quindi è importante quando mettete l'intenzione sul vaglio, eccetera, eccetera, specificate. Sapete perché? Non perché ci sia differenza. Uno dice, vabbè, lo faccio generico. No, no, è perché noi abbiamo le iniziative e quindi poi ogni sera noi vi diamo resoconto, centesimi naturalmente compresi, perché centesimi all'uno, due, tre, quattro, cinque fanno la differenza in un mese. E quindi, come si dice, nella clessidra noi ogni sera facciamo i conti e va nella clessidra, quindi è importante specificare Africa due punti, Nigeria, Kenya e Mozambico. Uno di questi tre paesi. Questa mattina abbiamo visto una signora che metteva, proprio specificava 100 euro per il Mozambico, 100 euro esatto, per la Nigeria, 100 euro, e così noi siamo riusciti ad inserire esattamente nella clessidra. Va bene, noi siamo arrivati in chiusura, ragazze, e quindi aspettate un attimo, perché c'era un'amica o un amico in linea da un po' di tempo, quindi mi spiace chiudere. Pronto? Sì, pronto, ciao, buongiorno. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Barbara. Ciao Barbara, da dove? Da Modena. Modena. Oh, ciao Barbara. Barbara, volevi scegliere un bocciolo di rosa, Barbara, l'ultimo per oggi? Sì, sì, grazie. Numero 24. Bocciolo numero 24. Eccolo qui disponibile. Un attimo, arriva la tua giaculatoria. Gesù, salvami. Wow. Per amore delle lacrime della tua madre. Gesù, salvami. Per amore delle lacrime della tua santa madre. Ce l'hai? Allora. Gesù, salvami. Sì. Per amore. Sì. Delle lacrime. Sì. Della tua santa madre.
Beh ragazzi, volevo dire che siete sempre lavorare veramente tanto. Io sono molto devota a mia donna. Ecco. Diciamo che Gesù è il nostro esempio e che la Madonna tiene da tanto per i nostri giorni e per le persone che la conoscono. Quindi questa giaculatoria te la senti proprio tua, eh? È tua. Grazie cara, ti sentiamo malissimo purtroppo, però ti ringraziamo per il tuo aiuto. Un abbraccio forte. Io ringrazio le ragazze, adesso noi dobbiamo chiudere la diretta, però guardate che tutto prosegue attraverso WhatsApp 031 610 610, attraverso la nostra mail info.ita@radiomaria.org, attraverso il gruppo dei volontari con le nostre ragazze non stop per tutta la settimana dalle 8:30 della mattina alle 19. Alle ore 19, quindi chiamate e scrivete 031 610 600 o la mail. E quindi e su tutti i nostri social, perché siamo attivissimi, quindi pubblichiamo di tutto, sta per arrivare di tutto, anche quello scatto del pellegrino italiano Roberto che proprio in questo momento si è un bel selfie bellissimo davanti alla serie di Radio Maria Fatima e ci ha mandato su WhatsApp la foto. Grande Roberto, bellissimo, ci voleva proprio. Quindi vedete che possiamo scambiarci di tutto per tutta la settimana, vi aspettiamo. Grazie Denise, grazie Sharon. Tra poco. Siamo ciao, un bacione. Io ricordo anche che la maratona prosegue tutto il pomeriggio, anche stasera noi abbiamo tutti i nostri momenti di preghiera, anche facendo riferimento alla maratona a partire dalle 16:30. Poi abbiamo in diretta di nuovo Padre Livio con Jean Paul per il settore Africa alle 18:00 in diretta radio e su tutti i nostri social, non mancate di seguire.